Importante scoperta targata Unicam, il dottor Giovanni Caprioli, ricercatore della Scuola del Farmaco e dei Prodotti della Salute, e il dottor Massimo Ricciutelli, responsabile del laboratorio HPLC di Unicam, hanno identificato e quantificato due nuove molecole nel vino. Il lavoro di ricerca è stato pubblicato dalla prestigiosa rivista scientifica internazionale Food Chemistry, rivista top del settore della chimica degli alimenti. Le due nuove molecole che abbiamo identificato e quantificato per la prima volta nel vino si chiamano acido 2-isopropilmalico e 3-isopropilmalico. Sono dei derivati dell'acido malico, che è un acido organico bicarbossilico presente in alte concentrazioni nel vino, responsabile del gusto e dell'aroma del vino stesso. Di queste due molecole si conosce ben poco, però essendo molto simili all'acido malico potrebbero essere estremamente interessanti sotto tanti punti di vista, in particolare da un punto di vista organolettico, considerando anche il fatto che sono state da noi quantificate a concentrazioni elevate, parliamo di 30 mg litro nei vini rossi e 20 mg litro nei vini bianchi. La prospettiva futura è quella di aumentare il numero di campioni di vino da analizzare, valutando se è possibile correlare i livelli di queste due molecole con l'invecchiamento del vino, quindi l'anno di produzione, col tipo di fermentazione, con il grado alcolico e se queste molecole possano impattare sul gusto e sull'aroma del vino stesso. Per ora c'è molto da studiare, diversi aspetti da investigare, però siamo estremamente soddisfatti di questa scoperta importante targata Unicam e del fatto che il lavoro è stato, questo studio è stato recentemente pubblicato da una prestigiosa rivista scientifica internazionale che è Food Chemistry, che è la rivista top del settore di chimica degli alimenti. Questo studio dà una risposta a precedenti lavori fatti da altre università finalizzati alla determinazione di composti polifenolici e acidi organici nel vino. Questi studi evidenziavano la presenza di una sostanza di cui non si conosceva la struttura chimica. Attraverso l'analisi cromatografica abbinata alla spettrometria di massa e utilizzando quindi delle strumentazioni denominate liquido masse, siamo arrivati alla identificazione di una miscela di due isomeri costituzionali, cioè due molecole che hanno la stessa formula molecolare ma diverso posizionamento degli atomi nella struttura chimica. Quindi grazie a strumentazione all'avanguardia che disponiamo presso i nostri laboratori siamo riusciti a identificare l'acido 2-isopropilmalico e l'acido 3-isopropilmalico in tutti i vini presi in esame, circa 60 tipologie di vini diversi scelti fra rossi, bianchi e spumanti. Di fondamentale importanza per questo studio è stato l'utilizzo della spettrometria di massa ad alta risoluzione, una strumentazione in grado di misurare con alta accuratezza il peso molecolare fino alla quarta cifra decimale.